A 83 anni ha iniziato ragazzetto lavorando nelle botteghe, imparando il mestiere da Carmine Rocca. È lì che è iniziata la carriera del maestro orafo Gerardo Sacco, con una strada costellata da successi e l'oro di Croton che ha brillato nella storia del cinema, creando tanti gioielli per la settima arte. 60 anni di attività e l'invito è rivolto ai giovani, pensando allo studio piuttosto che al successo, ed investire sul proprio futuro partendo dai sacrifici e quei beni materiali trasmessi da sua madre, come l'etica e la morale. Per aver portato il nome di Crotone e la Calabria nel mondo, il maestro orafo Gerardo Sacco è stato premiato dagli industriali di Crotone presso la sede di Confindustria Crotone in via Cutro, alla presenza del presidente di Confindustria Mario Spanò, del presidente di Piccola Industria Alessandro Cuomo, Aldo Ferrara, presidente di Un'Industria Calabria, e il sindaco di Crotone Vincenzo Voce. È una persona unica, ha ricevuto meriti in tutto il mondo, è una persona umile, una persona che ha grandissime capacità ed è riuscito veramente con le sue mani a creare delle opere importanti che sono in giro per tutto il mondo. Di conseguenza anche noi, essendo un nostro associato, oggi vogliamo esprimere tutta la gratitudine e tutta la riconoscenza come sistema di Confindustria a una persona che effettivamente ha portato in alto il nome della città di Crotone. Un nome calabrese che nel mondo non è mai passato inosservato, insomma. No, non è mai passato inosservato, devo dire la verità, è un grande orgoglio che ci troviamo dinanzi, un grande artista ma nello stesso tempo anche un grande imprenditore. Un grande artista che ha saputo utilizzare la cultura magno-greca e la cultura mediterranea per fare delle creazioni che sono famose in tutto il mondo e che costituiscono un brand e uno dei fondamenti del Made in Italy a livello internazionale, però nello stesso momento anche un grande imprenditore che ha saputo trarre quando era giovane i segreti del mestiere nelle botteghe, con l'ingegno, con l'arguzia e col sacrificio ha costruito una grande impresa nel mondo e adesso dimostra lungimiranza con il passaggio generazionale e con i propri figli che ha avviato all'interno dell'azienda. Quindi possiamo dire la chiusura del cerchio, una storia imprenditoriale di grande successo ma anche secondo me esemplare, che deve essere divulgata e fatta conoscere ai giovani come punto di riferimento e come esempio. Maestro, quando siamo davanti a lei pensiamo sempre a quel ragazzo di bottega cresciuto, che ha carpito quei segreti, ma io le chiedo: quali sono i segreti per diventare un buon maestro, un buon orafo come lei? Ma io potrei sintetizzare quando vado appunto nelle università, nelle scuole che mi chiamano, che mi fanno una domanda simile più o meno, ma questa me la fanno i ragazzi: maestro, qual è il segreto per avere successo? E questa è già una domanda sbagliata, gli rispondo, perché loro pensano al successo effimero, quello lì che la scatoletta, quella che voi state adesso costruendo e rimandate in quella scatoletta magica, costruisce. Quello non sono sogni, quelli sono sogni più veloci, insomma, da dimenticare. Io dico invece che se ce l'ha fatto Gerardo Sacco con la quinta elementare, ce la possono fare loro. Hanno la fortuna di studiare e studiare il più possibile, però non limitarsi solo ad apprendere la lezione che grande, perché non è che una lezione di diritto, che basta avere una buonissima memoria e poi al momento giusto trovare un cavillo. Qua si parla di creatività e la creatività, se c'hai le basi culturali, ti aiuta molto di più, ma se non ce l'hai, allora attingi al territorio, alle radici, fai dei racconti preziosi. Noi abbiamo veramente è il nostro proprio, è un sottosuolo, che è una miniera come se fosse un'ipotetica Bibbia dove puoi leggere le cose più belle e portare e fare, creare dei racconti preziosi dall'antropologia, l'archeologia, l'architettura e perfino il bene immateriale, ma anche nel campo di più recente, alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, di questo che ci troviamo proprio nel campo proprio dell'accoglienza. C'erano questi esuli, delle comunità albanesi trapiantatesi in Calabria e facevano dei veri capolavori, venivano bistrattati, non venivano apprezzati, non venivano capiti. Il mio maestro stesso li fondeva in cambio di loro seriale. Io mi sono documentato e l'ho rivisitato e ogni anno creiamo delle nuove linee con questa linea che la chiamiamo Ricami ed è apprezzata in tutto il mondo. Quindi la gente va cercando qualcosa di diverso, non vuole il solito metallo con delle pietre sopra, sono dei racconti preziosi, aggiungo io.